Piacentini al servizio, riceve Bresciani in tuffo, non bene questa volta, poi l'attacco di Bacchi che la chiude giocando sul muro di Soverato. 20-25, si chiude 1-3 la sfida qui al Palascoppa tra Volley Soverato e Mega Box Valle Foglia. Coach Fabio Bonafede torna dopo un po' di anni a Soverato, sempre da avversario, con Mega Box Valle Foglia in questo esordio stagionale. 3 punti in palio, bottino pieno per Valle Foglia, 3-1 dopo un avvio di gara difficile. Direi che per essere la prima stagionale si può essere più che soddisfatti. Assolutamente soddisfatti. Avevo detto negli spogliatoi alle ragazze, ma anche tutta la settimana, che qui a Soverato sarebbe stato un campo molto insidioso, molto difficile, perché conosco il temperamento delle squadre del sud e in un certo senso glielo dicevo anche con orgoglio, essendo anch'io del sud. Sapevo che ci aspettava una partita terribile e il primo set lo ha confermato. Per fortuna poi ci siamo scrollati di dosso questo timore e la squadra ha giocato. In realtà la partita non è mai stata in disequilibrio, quindi anche nell'ultimo set poteva vincere benissimo una delle due squadre. Questo va ancora più a nostro merito, perché ritengo che in pochi proveranno a vincere a Soverato. E poi permettetemi di dire, ma non per pedanteria, perché ormai mi conoscete, le cose che non penso non le dico, e ora che ho giocato è andata bene, farò comunque in qualche modo il tifo un po' per le squadre del sud, quindi Marsala e Soverato. Un'osservazione, durante il match, al di là del primo set perso e del terzo dove avete vinto nettamente, nel secondo e nel quarto c'è stata la sensazione che dopo l'equilibrio che l'ha fatta per più di metà parziale da padrone, la sua squadra è stata più lucida e reattiva nei momenti finali e quindi decisivi anche dei parziali. Ma secondo me è stato decisivo nel secondo set delle destrezze individuali, quindi per esempio Pamia è andata in battuta e ha cambiato la partita, ma anche sotto l'aspetto psicologico, perché noi giocavamo col freno a mano tirato e dopo quella sequenza di battute lì un po' ci siamo scrollati di dosso. È chiaro che Soverato è una squadra giovane, noi abbiamo qualche elemento giovane, abbiamo anche elementi di grande esperienza come la Bacchi, e queste cose poi in un momento della partita chi ce le ha, per fortuna nostra, le abbiamo sfruttate. Coach Napolitano, sconfitta per 3-1 all'esordio stagionale con Mega Box Valle Foglia, un Volley Soverato possiamo dire altalenante nel corso di questo match. Ma altalenante, si è spenta la luce sul 16-14 del secondo set, sul turno di servizio di Pamio. Devo dire che mi aspettavo qualcosina in più. Abbiamo patito tanto la loro aggressività, forse anche per la nostra troppa giovinezza, testimonianza del fatto che abbiamo preso dei break importanti, compreso l'ultimo set che sembrava che in qualche modo si fosse incanalato verso un risultato positivo, abbiamo preso di nuovo il break come nel secondo set. C'è tanto da lavorare, è chiaro che c'è tanto da lavorare da tutti i punti di vista, la squadra è molto giovane, e in alcuni momenti della partita questa differenza si è vista tanta, perché in alcuni momenti ci vuole anche la capacità di gestirli mentalmente i punti. Non ho il tabellino con me, ma mi hanno detto, mi sembra di aver letto 25 errori in attacco, sono veramente tanti. Sapevamo che non era una partita facile, abbiamo tenuto molto bene in ricezione, facendo male invece la cosa che in allenamento in questi giorni abbiamo fatto meglio, il muro difesa. Merito loro, dei loro posti 4, che hanno gestito bene i colpi, li hanno variati. Non ci facciamo la testa, ritorniamo in palestra sapendo che c'era da lavorare, lo sapevamo prima, lo sappiamo ancora di più adesso. Si è giocato comunque contro una squadra quadrata, con degli elementi esperti e di qualità che lo hanno dimostrato anche oggi. Soverato che comunque, nonostante la sconfitta 3-1, dà la sensazione, a dispetto della giovane età ovviamente, di avere ancora tanti margini di miglioramento. Ma guarda, siamo lo specchio di come ci alleniamo, cioè facciamo delle cose molto molto buone, anche belle da vedere. Il problema è che la bellezza a volte non basta, ci vuole un po' più di concretezza. È chiaro che la concretezza è frutto anche dell'esperienza che hai. A un certo punto avevamo 4-2001 in campo, e questo quindi significa che queste giocatrici acquisiranno giocando quello che gli manca. L'allenamento purtroppo non basta.
facciamo delle cose molto bene, alcune le facciamo un po' peggio, dobbiamo migliorare e lavorare su questo, ma più che altro quello che ci serve è acquisire esperienza. E oggi contro loro, insomma, che è una squadra fondamentalmente molto esperta, Balboni, Bacchi, Saccomani, insomma comunque Bresciani, questa differenza si è vista tutta.